vivendo le persone con disabilità questo momento di coronavirus, Presidente? Beh, direi che è un periodo abbastanza particolare perché comunque le limitazioni, l'abbiamo sentito anche tra le varie notizie che girano sul web, incidono fortemente sia nei confronti delle persone con disabilità, ma parliamo anche dei loro familiari, degli assistenti familiari, dei caregiver familiari. Quindi è un problema che incide negativamente non solo direttamente sulle persone con disabilità, ma anche nei confronti dei familiari. Parliamo di mobilità in primis, perché diciamo, è la nostra materia principale e sono i temi quelli attraverso i quali noi interveniamo a livello normativo e legislativo, ma c'è tutto l'altro aspetto legato all'assistenza, ai servizi alla persona, all'accesso ai servizi, ad esempio per l'erogazione di ausili, presidi, protesi o altro, che anche questo è un problema che il governo deve attenzionare un pochino di più, anche se poi le competenze sono regionali, però comunque le disposizioni devono essere intese anche per favorire e per non limitare quindi l'accesso a questo tipo di servizi che sono fondamentali. Grazie. Che supporto riesce a dare l'ANGRAT in questo periodo di coronavirus alle persone con disabilità? Ma sicuramente il monitoraggio sulle norme che stanno uscendo in questo periodo ci ha visti comunque presenti, pronti e attenti affinché proprio gli aspetti della mobilità e ciò che ne comporta, quindi ad esempio prendiamo i rinnovi delle patenti che sono in scadenza in questo periodo, prendiamo i rinnovi di contrassegno di parcheggio per disabili, noi abbiamo segnalato a vari parlamentari e anche al ministro competente per i trasporti di specificare che anche tali tipologie di documenti sono comunque necessari indicare all'interno della normativa di riferimento. Poi a livello locale molte sedi sono comunque se non aperte al pubblico, ma comunque la presenza e l'attività di rappresentatività, ma anche di affiancamento in base alle necessità delle persone che sono presenti nelle varie province, c'è come associazione, quindi diciamo che seppur limitatamente, perché diventa difficile muoversi, la nostra presenza comunque c'è ed è a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari. Ok, grazie. E a livello appunto territoriale, che bisogni arrivano alle delegazioni dell'ANGLAT da parte degli associati in questo periodo? No, sono, diciamo, bisogni, come abbiamo detto prima, legati alla possibilità di avere comunque i servizi di assistenza domiciliare comunque garantiti, nel rispetto ovviamente di quelle che sono le normative e comunque quelle che sono le attenzioni in termini di sicurezza, visto il periodo appunto legato alla crisi del Covid-19. Quindi mascherine, guanti e quant'altro devono essere comunque garantiti e devono essere presenti negli operatori che vanno a fare i servizi di assistenza domiciliare. E parliamo di varie tipologie di assistenza. Le modalità di muoversi, anche in questo caso, è necessario comunque garantire se le persone hanno necessità di andare presso il posto di lavoro, di poterlo fare senza grosse limitazioni. Sicuramente necessario mantenere lo stesso livello di attenzione e quindi di rispetto delle norme che in questo momento sono un po' restrittive proprio per salvaguardare l'aspetto della salute di ognuno di noi, però contestualmente dobbiamo cercare di garantire un minimo di mobilità perché se poi le persone devono necessariamente muoversi anche per quanto riguarda gli aspetti di prima necessità, andare a fare la spesa, muoversi, andare in farmacia o quant'altro, le forze dell'ordine spero che insomma, o comunque gli addetti ai controlli, capiscano effettivamente le esigenze legate alla mobilità e quindi allaccio anche agli aspetti legati appunto a quelle che sono le opportunità necessarie per potersi muovere, ovvero
dicevamo, i rinnovi delle patenti di guida, quelli che sono in scadenza devono essere comunque garantiti affinché, cioè, devono essere comunque garantite lo spostamento di quelli che sono i termini di rinnovo, perché sono state dedicate appunto delle proroghe ad hoc sui documenti di identità. Allo stesso modo, è necessario che ciò avvenga anche per chi ha una patente di guida di speciale. E so che è difficile, i temi oggi di quello che riguarda, diciamo, l'occupazione dei parcheggi riservati, per fortuna non c'è, perché c'è poco movimento, oggettivamente, però la libertà di movimento per le persone con disabilità e i loro familiari deve essere comunque garantita, e stiamo proprio attenti su questo, che ciò venga sempre mantenuto alto, perché sappiamo bene quanto è importante muoversi per ognuno, ancor di più lo è per chi ha una disabilità motoria o per i familiari che devono muoversi necessariamente, perché i loro assistiti con disabilità gravi e gravissime necessitano di assistenza, di protesi, di presidi, di terapie farmacologiche o quant'altro. Quindi questo è un messaggio di sensibilizzazione nei confronti di coloro che appunto si muovono per questo motivo, e per quanto riguarda appunto gli addetti ai controlli, quindi polizia locale, carabinieri, forze dell'ordine in generale, affinché comprendano poi le esigenze specifiche di chi vive queste problematiche quotidianamente. Bene, grazie. Possiamo lasciare un messaggio Grazie a voi. di buona speranza per la fine di superare questo periodo di emergenza, dando un messaggio positivo, Presidente, ai nostri ascoltatori. Beh, sicuramente il messaggio positivo è un po' come il messaggio che gira nelle varie, nei social, in televisione o altro. Sicuramente ce la faremo, però è importante comunque cercare di rispettare quelle che sono le indicazioni in merito, quindi attenzione alle protezioni, utilizzate sempre le protezioni necessarie per salvaguardare se stessi e anche l'incolumità degli altri. E poi siamo certi che, insomma, il governo troverà quelle soluzioni che possono far riprendere tutte quelle che sono le attività, in primis da quelle produttive, che poi vanno poi a generare, no, nuove opportunità di lavoro, ma anche poi quelle che sono le necessità che tutte le persone con disabilità hanno, a partire dalla mobilità, dall'inserimento lavorativo, dal tempo libero. È ovvio che tutte queste altre azioni andranno necessariamente spostate, avranno necessità di tempi sicuramente più lunghi, però l'importante è guardare sempre in maniera positiva ciò che sta accadendo, perché da quello che ci sta accadendo e da ciò che comporta tutta questo stravolgimento delle nostre abitudini quotidiane, può essere che ci faccia ripensare un pochino anche a un mondo, a un paese che sia più a dimensione d'uomo e più vicino quindi alle esigenze di ogni singolo, partendo da chi effettivamente si trova in una condizione peggiore rispetto agli altri, vuoi per disabilità, ma vuoi anche per malattie e patologie tali che appunto hanno necessità di essere maggiormente curati e sostenuti e Attenzionati. protetti.